spogliatoio della Michael Jackson Italian Foundation. Inizia lo spettacolo fra 10 minuti, si stanno preparando e volevo sapere per quale motivo avete deciso di intraprendere questo viaggio insieme a Telecom e quindi a questa maratona. Beh, innanzitutto siamo contentissimi di ballare sulle note del nostro cantante preferito che adoriamo e poi sicuramente unire questo divertimento, questo amore che abbiamo per Michael Jackson per una buona causa e quindi aiutare Telecom, le persone meno fortunate di noi, ci fa veramente un grande piacere. Okay, è la prima volta che lavorate con Telecom? No, già l'anno scorso abbiamo fatto un'esibizione a Piazza San Carlo, abbiamo fermato un mucchio di gente. Guarda la ragazza che si sta facendo bella, che non vuole farsi notare. Abbiamo fermato un mucchio di gente, abbiamo fatto tanti soldi, quindi questa cosa ci hanno richiamato perché siamo piaciuti, anche noi siamo stati contentissimi di partecipare. Quindi viva Michael Jackson, viva Telecom e viva Torino soprattutto. Viva, ok, noi dobbiamo andare, ciao. Clear the way, boys, the lady has arrived. All you handsome fellas, please wait for me to the right. Don't keep me waiting. Ooh, thank you for the drink. It's quarter past 11, I'm not in the mood to think. Mr. Band Leader, let's kick out the jam. My lips, imagine all the sugar when I start to shake my hips. It's not an illusion, I'm as life as I can be. Instead of all your promises, why don't you show all your charms to me, Mr. Band Leader? This arrangement has to change. Give me something that'll light it up. Won't you let the boogie start to play? Because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday are impossible, you see. And a 10-carat diamond ring. Tuesday.
perché sono molto sensibile alle malattie, senz'altro, ma soprattutto quelle dei bambini, che sono il nostro futuro, soffrono moltissimo. E infatti ieri sera ho seguito la trasmissione di Telethon, della maratona di Telethon, e quei bimbi mi hanno impressionato molto, quindi questo è già, penso, una grande motivazione. Sono anni che ormai noi facciamo Telethon e generalmente un po' prima, che più o meno sappiamo la data, che è sempre, cade sempre a dicembre, facciamo la solita telefonata in ufficio e quindi ci viene detto come, quando e come lo facciamo Telethon. Per cui, essendo tanti anni, ormai sappiamo che è un appuntamento fisso quello. E ci teniamo tantissimo, perché poi in effetti ci chiedono, anche tra di noi ci chiediamo quando si fa Telethon, quindi direi che è una cosa ormai consolidata. Qual è stato il bilancio della raccolta di oggi? Se devo essere molto sincera, non è molto positiva rispetto agli altri, gli anni passati. Probabilmente si sente tutti un po' la crisi, ecco. E quindi, anche se c'è tanta volontà, ma purtroppo c'è pochi soldi. Oggi, diciamo, qui al banco di grande, tante persone non ci sono presenti per fare la loro offerta. È anche vero che l'istituto scolastico, cioè il liceo scolastico di Caluso, il Martinetti, ha fatto 4 giorni di presenza su Telethon nella loro scuola, per cui senz'altro le persone che sono andate là non sono venute qui. Among your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy now, I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you, love your curves and all your inches, all your perfect imperfection. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I gave you all me, and you give me all. Questo è il quinto anno che lavoriamo per Telethon con una mia amica Anna, Elena, che ci dà una mano. Sì. E io lo dico tutti gli anni, dico sempre la stessa cosa, ma in realtà il motivo è questo, quindi lo ripeto anche quest'anno. Io ho 3 figlie sane e di questo mi ritengo molto fortunata, e quindi io lo faccio per le famiglie che non hanno avuto questa fortuna, perché avere un figlio malato è una tragedia incredibile, e lo è ancora di più quando la malattia è una malattia rara, per cui non ci sono i soldi per la ricerca, non ci sono i modi e i mezzi per poterla curare e per dare sostegno alla famiglia, e quindi io lo faccio per questo. Ecco, come sta andando la raccolta oggi? Ma pensavamo peggio, visto che l'anno è un anno veramente difficile. Rispetto all'anno scorso siamo abbastanza in linea, direi forse persino qualcosina di più. E quindi siamo soddisfatte. Devo dire che Casa Alborgone è un mercato che risponde sempre con molta generosità. Abbiamo i nostri, chiamiamoli, clienti fissi che tornano tutti gli anni, lo sanno che ci trovano qua questo weekend, e quindi per ora va bene. Domani abbiamo uno spettacolo teatrale alle 21 di musica lirica con un soprano e un direttore d'orchestra qua in teatro, quindi siamo molto onorate quest'anno di proporre anche una cosa di qualità, di livello così alto. Risking it all the way.
love you, cursing all you edges, all your perfect imperfection. Give your all to me, give my all to you, give my end and my beginning, even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. Perché lei ha deciso di partecipare a questa raccolta? Ma perché la Proloco, l'Aido e l'Avis di Cavaiolo credono in questa cosa e da una dozzina d'anni circa che organizziamo questi banchetti di Teleton. Ok, lei come ha strutturato la raccolta qui a Cavaiolo? Ma io l'ho strutturata su tre banchetti, uno in piazza il sabato mattina perché c'è il mercato, e poi i due supermercati che c'è a Cavagnolo tutta la giornata di oggi e la domenica mattina, e in piazza di nuovo domenica mattina che c'è quando vanno a messa delle 11. Ecco, come sta andando la raccolta? Ma non abbiamo controllato, comunque io mi auguro che sia positiva come gli altri anni, però con la crisi c'è qualche dubbio. Perché ha deciso di prendere parte a questa raccolta della Teleton? Perché il volontariato fa sempre bene, fa bene anche a me stessa. Qual è il bilancio di questa prima raccolta? Bah, purtroppo non è entusiasmante, però speriamo che tutto sommato è sempre una goccia che fa poi il mare, per cui cominciamo a raccogliere delle piccole gocce. Ciao a tutti, vi stiamo parlando dalla piazza principale di Chivasso. Anche quest'anno la raccolta Teleton sta andando veramente bene, nonostante la crisi, insomma, stia mordendo un pochettino le famiglie. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta e siamo sicuri che addirittura dovremo superare quanto l'anno scorso siamo riusciti a raccogliere. Per cui un sentito ringraziamento va a tutti quanti i donatori, va a tutti quanti i ragazzi che sono stati con noi in banchetti, nonostante soprattutto la mattina facesse freddo, e l'augurio è quello di ritrovarci l'anno prossimo, di nuovo tutti quanti assieme, di avere la fortuna come quest'anno di essere accompagnati comunque da un tempo discreto, ecco, diciamo questo. Veramente grazie di cuore a tutti quanti, sia da parte mia che da parte di tutti i ragazzi del coordinamento. Grazie, grazie, grazie veramente. You.
Dagli altri, visto che il vostro da anni è veramente un primato della raccolta. Noi abbiamo il primato soprattutto della buona volontà dei volontari, con il freddo, con il gelo, anche se quest'anno il tempo ci ha dato una mano, ma da 24 anni siamo sempre in piazza tutti insieme. I vari coordinatori provinciali del Piemonte che operano in collaborazione, che si danno da fare per una squadra che è unita, compatta, coesa e che tende sempre a un risultato. Il risultato è quello di fare un euro in più dell'anno precedente. Facciamo sempre molto di più di un euro rispetto all'anno che ci ha preceduto e il nostro obiettivo è di continuare così, soltanto con umiltà, con forza, con tenacia, tutti insieme, facendo ciascuno la propria parte, riusciremo a raggiungere questo importante obiettivo, che è quello di sconfiggere tutte le malattie genetiche. Ci vorrà molto tempo, ma noi siamo qui. Queste bamboline sono state realizzate dagli anziani della Casa di Riposo Ogni Azzurri di Tonengo. Abbiamo lavorato per Telethon per parecchi mesi, abbiamo riciclato le vecchie sciarpe e il materiale che troviamo, insomma, bottoni, lane. È stato un lavoro che ha dato molta soddisfazione perché ha coinvolto molto, molto gli ospiti, soprattutto sapendo che l'obiettivo era raccogliere fondi per Telethon. A Chivasso ci sono vari punti dove ci sono appunto i banchetti di Telethon. Sui banchetti si possono trovare i prodotti di Telethon fatti artigianalmente dai volontari oppure i classici marchi Telethon. Noi siamo molto soddisfatti perché siamo arrivati a circa un terzo delle bamboline che abbiamo preparato. 100 bamboline per Telethon, speriamo di concluderle tutte entro domani. Ma noi come coordinamento chivassese riteniamo che sia giusto offrire il proprio tempo, la propria disponibilità, insomma, per una buona causa, in quanto la raccolta del Telethon finalizzata al reperimento delle risorse per lo studio delle malattie rare, noi ci crediamo, abbiamo messo in pista veramente molte attività, come coordinamento provinciale siamo su più di 80 comuni e, tempo permettendo, speriamo di ripetere il successo dell'anno scorso, nel quale abbiamo raccolto
insieme a un lascito testamentario oltre 240.000 euro e siamo risultati a livello nazionale uno dei coordinamenti principali. Insomma, speriamo che anche quest'anno la raccolta vada bene. Per ora il bilancio qual è? Il bilancio è assolutamente positivo, in quanto noi ci muoviamo non solo durante la maratona televisiva, nel quale si beneficia del traino degli eventi che vanno su Rai 1, ma soprattutto sul Chivassese. Durante l'anno ormai abbiamo instaurato una collaborazione con i vari borghi, ad esempio, piuttosto che con l'Agricola, che gestisce il Carnevale Chivassese, con altre associazioni e quant'altro. Per cui partiamo già da una buona raccolta, da uno zoccolo duro che ci dovrebbe permettere di superare, come speriamo, nonostante i tempi di crisi, la difficoltà e quant'altro, di superare, ripeto, la raccolta dell'anno scorso. Perché ha deciso di accogliere all'interno del suo locale la Teleton con questo importante atto? Ma io penso che aiutare gli altri è sempre un fabbisogno molto importante, anche perché per fortuna io non ho bisogno, ma se dovessi aver bisogno gli altri ci sono e io ci sono anche per loro. Lei che cosa pensa di come è stata strutturata la raccolta della Teleton qui a Chivasso e degli obiettivi che si prefiggono di raggiungere? Ma negli anni sono cresciuti molto e hanno sempre delle iniziative buone e innovative che vanno sempre avanti e la gente aderisce molto volentieri a questo tipo di organizzazione e beneficenza.
La crisi è una crisi che dal nostro punto di vista non c'è stata, una crisi effimera, perché, e per fortuna in questo caso, perché la solidarietà non è in crisi. Soprattutto da parte delle persone più umili non c'è stato lo sforzo dello scorso anno, c'è stato addirittura uno sforzo superiore. Chi dava un euro magari ha dato un euro e mezzo, perché sa che ci sono delle persone che stanno male, malissimo, e non solo hanno dei problemi economici, ma hanno anche la malattia genetica. Quindi magari si sentono vicine a queste persone, e le persone, soprattutto umili, si sono date molto da fare. Chi dava tanto ha continuato a dare tanto, e per questo noi cresciamo, perché abbiamo la credibilità, che è la credibilità del logo Teleton. Smile, you're all I've ever wanted.
arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. E noi siamo stati contattati da questa ragazza che è la responsabile di zona della Teleton, e ci ha chiesto al presidente della nostra associazione se potevamo darle una mano, e lo abbiamo fatto volentieri. Cioè, siamo stati contenti di farlo, perché tra le tante associazioni forse questa è quella che si occupa di tutti, di tutte le persone, perché comunque tutti anche ci possiamo ammalare. How much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tanti anni fa ho conosciuto un bambino che praticamente apparentemente da piccolo sembrava sano, e col passare del tempo purtroppo ho visto che non stava bene e ho scoperto che aveva la distrofia muscolare. E col passare degli anni ho visto come questa malattia l'ha praticamente consumato, e allora da quel momento ho cominciato a prendere di queste iniziative per aiutare sia la ricerca e invece in parte anche le persone che già purtroppo erano colpite da queste malattie rare. Qual è il primo bilancio della raccolta che state facendo a San Mauro? Ma abbastanza buono, perché comunque ho già fatto 3 iniziative di cui tutte e 3 hanno portato un buon risultato, di conseguenza credo a un buon risultato finale comunque. Come è stata strutturata appunto la raccolta? Qui ci spieghi nel dettaglio anche con riferimento a quante persone ci stanno lavorando? Ma quest'anno siamo riusciti ad arrivare fino a 10 iniziative, con molti banchetti e molte associazioni, sono veramente raddoppiate. Quindi praticamente siamo partiti la settimana scorsa con il bowling di Leni, sempre per conto di San Mauro. Poi abbiamo fatto appunto i banchetti questo fine settimana al centro commerciale Panorama, al Famila e in piazza. Poi domani ci saranno di nuovo dei banchetti in piazza, e domani sera una pericena al Taiutto qua di San Mauro, dove ci sarà, oltre che la pericena, un concerto, e parte del raccolto appunto sarà destinato a noi del Teleto. Poi la prossima settimana ci sarà una partita di pallavolo di Serie B maschile, e ci sarà anche poi un'altra iniziativa che ancora bisogna definire. Ecco. Ecco, secondo lei ha influito la crisi su questa raccolta oppure no? Sì, già dallo scorso anno ho influito, però tutto sommato sinceramente noto che gli italiani o comunque i sanmauresi sono molto generosi, perché i risultati sono comunque buoni. Ha influito, ma non completamente. For a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Siamo volontari a 360 gradi per questa occasione, siamo disponibili a servire Teleton, ecco quello è. Ecco, come sta andando la raccolta di oggi? Non c'è male, noi normalmente non invitiamo molto a offrire, perché la gente è spontanea, ci dà l'offerta. Quando offrono un po' di più ci sono i gadget, la sciarpa,
ci sono i cioccolatini, ci sono alcune cose con un minimo offerta che non, noi non vendiamo, noi proponiamo un'offerta di 10 euro minimo e c'è il gadget che è la sciarpa. Come vi siete organizzati per la raccolta qui? Noi abbiamo si chiama Barollo, se possiamo dire il nome, che ci ha convocati come associazione e ci ha chiesto questa collaborazione, quindi dopodiché siamo qui. Ecco, noi rappresentiamo appunto come associazione la Banca del Tempo, dove siamo coinvolti anche da anni che facciamo questa giornata. Tutto quello che rientra anche 5 euro, 5, 2 euro, cosa è, vanno tutte per questi bambini, per la ricerca appunto di queste malattie rare. Noi siamo volontari e lo facciamo con cuore perché veramente ce n'è bisogno. La gente partecipa comunque anche nel caso di crisi che c'è molto sentita, però la gente partecipa, la gente è con noi e questa è una cosa molto positiva, almeno nella beneficenza. Gli avanzi della spesa per Teleton. Con la crisi che c'è si va abbastanza bene, però non chiediamo tanto di più, l'importante è che diano qualcosa per sti ragazzi e per tutti. Perché ha deciso di partecipare a questa raccolta? Ma diciamo che noi volontari si fa abbastanza per tutti. Non guardiamo la classe. Diciamo che è quasi 10 anni che la facciamo, tutti gli anni qui all'area mercatale. La facciamo questa raccolta proprio perché ci interessa e ci pensiamo piace. Che sia una cosa giusta e utile. Okay. Poi d'altra parte al mercato viene chi ha soldi e chi ha meno soldi, ma qualcosa danno sempre. Sì, danno sì, sempre, danno anche sempre. Poco, ma tutto va bene. Perché ogni goccia riempie il barile, così si dice. Il motivo principale per cui ho deciso di impegnarmi è perché un mio carissimo amico, nonché collega di lavoro, è il responsabile del Teleto di Brandizzo e ha un figlio con la distrofia muscolare. Questo è stato il motivo scatenante. Da lì in poi ho conosciuto questo mondo che in molti casi viene tenuto un pochettino nascosto alla maggior parte della popolazione. In realtà deve essere conosciuto, deve essere diffuso questo stato di malessere che provano sia i familiari e sia i malati di questo tipo di malattie genetiche. Per cui mi sono impegnato fin da subito a promuovere le attività nel mio territorio, in particolar modo attività sportive, culturali e poi i classici banchetti della solidarietà nelle piazze. La mia filosofia principalmente è far divertire la gente, non si devono accorgere neanche di donare, partecipano a gare di nuoto come quella che si sta svolgendo alle mie spalle, partecipano a maratone di spinning, a corse podistiche, tornei di calcio, insomma dove c'è da divertirsi e si riesce a donare, per me è l'attività che va promossa principalmente. E come è stata strutturata nella fattispecie l'attività qui a Settimo, fermo restando che si è ripetuto almeno per la seconda volta questo connubio tra Teleton e Sport? Direi che più di una seconda volta. Io è da 10 anni che opero in questo territorio e utilizzo i meccanismi che mi sono consentiti dall'amministrazione comunale, ovvero a Settimo abbiamo 3 consulte, Sport, Cultura e Solidarietà. Quando vengo chiamato a organizzare l'attività in Settimo, che cosa faccio? Io convoco le 3 consulte, convoco tutte le associazioni responsabili e propongo loro di organizzare delle attività per Teleto. Io mi propongo come collaboratore e coordinatore e gli dico cosa devono fare per poter incassare denari che verranno poi devoluti per la ricerca scientifica. Thank you.
Moriondo, che è il direttore dell'oratorio. Fra pochissimo inizia lo spettacolo Natale dalle parole ai fatti, che parla delle discriminazioni, del razzismo, dell'intolleranza. E Don Gianni ci ha accolto in questo teatro, ci ha lasciato lo spazio per poter allestire tutto quello che riguarda la maratona Telecom. Don Gianni, lei ha accettato molto volentieri questa proposta che abbiamo fatto di darci l'oratorio per poter diffondere questa iniziativa? Con molta gioia ho accettato, e soprattutto con tutti coloro che cercano di favorire il bene, soprattutto con i ragazzi giovani, che è la mia vita prima dell'oratorio. A maggior ragione ho visto lo spettacolo, sono tutti giovani, e questo è uno dei motivi per cui sono contento di contribuire, proprio offrendo gli spazi per la riuscita di questa campagna di Teleton. Allora incrociamo le dita per la raccolta, per poter aiutare tanti ragazzi, le attrici che stanno mangiando, incrociamo le dita e ci vediamo allo spettacolo. Ciao. Grazie.
our shack. You got the trouble and I got the crime. Sitting on your money, you don't waste our time. Oh, you got the trouble and I got the crime. Sitting on your money, you don't waste our time. Oh, don't hang out till I get back. Oh, spiders making ashes in the rundown shack. Oh, take my love, my old boy again. Oh, bring me up when old boy come in. Andrà appunto il 50% a Teleton e l'altro 50% alla UDM di Chivasso. E, abbiamo fatto anche la festa di Santa Cecilia a dicembre e anche lì è andata molto bene e in più abbiamo fatto il banchetto Teleton a Villareggia. Thank you.
You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, 'cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Il bilancio di Telethon anche nel 2013 è positivo, è un bilancio fatto di tanti volontari, un bilancio di tanta raccolta, di tante persone che sono in campo, in piazza a raccogliere per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Il nostro vanto, il nostro orgoglio, il nostro onore di avere tante persone che vivono direttamente il problema, quindi persone con malattia genetica e i loro familiari che scendono in campo per la ricerca scientifica, così come tante associazioni ricreative e sportive che organizzano manifestazioni e iniziative per Telethon e scendono anche in campo con noi nelle piazze, sulle strade, ai nostri banchetti. Quest'anno abbiamo avuto successione con i cuori di cioccolato, il cuore di cioccolato che è il nuovo prodotto solidale che si è abbinato alla sciarpa Telethon bianca come questa che indosso e che ha avuto un grandissimo successo perché sono entrambi prodotti italiani, prodotti della nostra nazione, delle nostre manifatture, delle nostre cioccolaterie italiane e che hanno portato veramente tante persone a donare ancora con più vigore, forza, orgoglio anche nazionale, perché noi abbiamo delle cose importanti, delle industrie importanti da valorizzare nel nostro paese e noi come Telethon abbiamo fatto anche questo, insieme con la ricerca scientifica, insieme con il rientro in Italia dei cervelli, della cosiddetta fuga dei cervelli di scienziati che per fare ricerca devono andare all'estero, attraverso queste sciarpe, attraverso i cuori di cioccolato, attraverso il cuore, devo dire, dei tanti volontari che si danno da fare per Telethon, abbiamo ottenuto questo grande risultato. Is it getting better?
Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, one life, one need, the night. One love, one love, get to share it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to one love.